Trentesima edizione della Sagra del Torcetto qui ad Aglie, anche oggi una grande affluenza di Proloco e di banchi espositori. Certamente siamo molto contenti di questo successo, possiamo, anche se siamo solo a metà giornata e con un tempo non proprio bellissimo. Comunque sappiamo che andrà bene anche nel pomeriggio, 30 anni e orgogliosa di averli vissuti quasi tutti. Una sagra che è durata 3 giorni. Sì, è partita venerdì con la cena e il ballo al Salone Allatium, poi sabato abbiamo dato largo ai giovani quest'anno che sono entrati in questo nuovo direttivo e qui abbiamo Mattia che è stato uno che ha coinvolto questi bambini a fare la caccia al torcetto, caccia al tesoro, caccia al torcetto. Caccia al tesoro, caccia al torcetto, una novità per quest'anno. Sì, una novità, abbiamo insieme ad altre persone come Eleonora Druetto, che è stata l'organizzatrice principale, abbiamo cercato di coinvolgere anche il paese, compreso l'oratorio, e abbiamo fatto una cosa nuova che ha allargato anche l'invito alle famiglie. Quando organizzi un evento lo fai per stare insieme, quindi sono delle scuse, dei pretesti per fare festa, per stare insieme e passare delle belle giornate insieme, tutto lì. Una sagra che ha 30 anni, che però è ancora giovane. Sì, meno male, speriamo che lo rimanga ancora per molto. Sono appena entrato, se finisce subito non c'è più divertimento. È impegnativo organizzare la Sagra del Torcetto? È impegnativo molto, tanto. Abbiamo passato notti insonni, comunque qualcuno dirà chissà cosa hanno fatto. Non abbiamo mangiato torcetti, neanche fatto torcetti, ma abbiamo costruito questo evento. E grazie anche all'amministrazione comunale, tutta, e in primis il nostro sindaco Marco Succio, che comunque ci ha sempre sostenuti, anche giovane, ma in questa 30ª sagra ha dato un grande appoggio. Inoltre c'è anche sicuramente da ringraziare la Protezione Civile, l'AIB, la Croce Rossa, sicuramente tutte le forze dell'ordine che sono state più che disponibili per la realizzazione di questo evento. Sicuramente un grosso grazie va sicuramente a loro. Un evento, se vogliamo, anche segnato da una recente perdita della Proloco. Sì, dire che è stata una grande perdita è dire poco. Il nostro amico Marco non è che non c'è più, sicuramente è qua con noi. Se lo facciamo è perché lui era uno dei primi a volere fare eventi del genere, ci sarà e c'è sempre. Sarà sicuramente orgoglioso di noi, questo sicuro, ne siamo sicuri. È lieta di partecipare a questa magnifica festa e di trattenere con voi quello che la musica ci può dare. Le note ci possono dare gioia, serenità e felicità. Un grazie a tutti e ancora una buona giornata dalle Girondelle. Grazie.